Oh, ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi è domenica 6 e sono le 10:33, 34 in realtà, e quindi diciamo che questo video lo vedrete tra poco già sul canale, perché è sempre un video di prova di questo ST2 Homo. Benissimo. Diciamo, questo è il video finale con le considerazioni finali sulla mia impressione su questo pennello. Ok, parliamo della genesi delle prove. L'ho provato una prima volta, l'ho provato una seconda. Insomma, a un certo punto, Ivan Vargiu, che saluto, c'ha un canale YouTube anche lui, se non lo conoscete, ha scritto, ha detto: secondo me questo pennello è fantastico con i saponi duri perché riesce a inglobarli bene e li fa montare subito. Bene, è vero, ho fatto una prova con Martin De Gandre. Ed è impressionante. Prima però avevo usato il sapone di Ariane Devans Maulu Legacy, che è praticamente un sapone duro, non è durissimo come il Martin De Gandre, ma è un sapone duro. Quindi quest'ultima prova, che io già un po' presagisco come andrà, la faccio con questo. Questo qui è un campioncino di Tatara che mi è stato dato durante lo Shape and Meet. Ok, io l'ho già usato e mi è piaciuto. Infatti, se vedete il coso non è pieno, no? Questo lo vado a prendere per intero. Questa è una bella sbarbata, eh? Guardate quanto ce n'è dentro. Anzi, manco per intero, ne resta ancora una di sbarbata. Ok, vado a prendere questo sapone qui e lo metto in ciotola. Ok? Acqua calda, aspettiamo che esca. E nel frattempo parliamo del rasoio, che per queste prove ho deciso di essere sempre lo stesso, sempre con la lama, con la Wizamet, quindi già armato. È lo stesso setup, perché tanto in effetti alla fine la prova non è tanto su come viene la sbarbata, su quanto vado a fondo, ma è su come si comporta questo pennello con il sapone. L'acqua calda non arriva, dobbiamo aspettare un attimo. Ok, nel frattempo vi dico quelle che sono state le mie impressioni su questo pennello fino ad ora. L'impressione è che come un pennello in fibra naturale si è andato a rodare. Mano a mano che l'ho utilizzato ha migliorato, forse anche perché la mia manualità nei confronti dello strumento, no? È migliorata, ma comunque è andata a migliorare le proprie prestazioni. Okay? Le prestazioni sono migliorate, specialmente la sensazione in viso di, come devo dire, di rigidità, non è una rigidità, però è la sensazione di scatto che fa il pennello con la forma fan, no? A forza di usarlo, in realtà invece si apre subito, rimane sempre un pennello molto morbido, con le caratteristiche che ho già spiegato negli altri video, però mi ha soddisfatto maggiormente. Oh, questo pennello, diciamo che per quello che ho visto finora, tende a inglobare moltissima acqua, moltissima aria e moltissimo sapone. Ed è per questo che con il sapone cremoso, morbido, la mia, diciamo, il risultato atteso, che però lo scopriremo insieme se è così, è che semagna una quantità di sapone impressionante. Un po' come in effetti fa anche il tasso, no? Il tasso fa così, mangia sapone, perché essendo molto morbido ingloba, ingloba, ingloba e poi dopo restituisce solo se tu sei in grado di farglielo restituire. Il sapone non lo commento, lo hanno commentato altri che hanno avuto tutta la scatolina. E quindi hanno avuto modo di fare prove
un pochino più estensive delle mie, però come vedete è un buon sapone. Il montaggio è buono, gli oli sono buoni sul viso, insomma, nel complesso va benissimo. Il pennello ha montato benissimo. Cioè, questo è un pennello che, al contrario della maggior parte dei pennelli che noi usiamo, nel quale usiamo il backbone, questo va aperto in viso, così, e va usato così. Se usato in questo modo, dà ottimi risultati. L'unica cosa che un po' mi lascia perplesso è il capire se questo pennello si affiancherà all'ST1 o sostituirà l'ST1. Perché? Perché l'ST1 era un ottimo pennello con caratteristiche completamente diverse. È un pennello così morbido che, devo dire, sul viso è una carezza veramente, è una coccola veramente piacevolissimo. Però può essere un pennello non adatto a tutti e non adatto soprattutto a tutti i saponi, anche se vi dico già che nel montaggio di un sapone cremoso mi sta stupendo in positivo. Per questo dico, se deve sostituire l'ST1 va a cambiare il risultato finale. Se invece si affianca all'ST1 abbiamo due pennelli con due caratteristiche diverse, accomunati solo dall'ST, poi in realtà sono caratteristiche diverse. Quindi secondo me devono coesistere, fermo restando che non mi è dato sapere quale fibra mi è stata data tra le tre disponibili, insomma, tra le tre che stavano pensando di adottare per questo ST2. Quindi io non so se questo è il pennello che alla fine si potrà acquistare, no? Anche se poi in realtà la maggior parte delle recensioni, o meglio delle prove che ho visto da parte di colleghi e di amici, evidenziano tutte più o meno le stesse caratteristiche. Io credo che le caratteristiche tra un tipo e l'altro di Noto ST2
varino di qualcosina, di poco. Sapone eccellente, eh? Anche la profumazione molto piacevole. Ecco, vi voglio far vedere quanta roba c'è ancora qui dentro. Io credo che Homo, quando ci ha chiesto di dare le nostre impressioni a tutti quanti su questo pennello, sapesse che è un pennello che va imparato a usare. Cioè tu la prima volta che lo usi dici qui, perché c'ha una sensazione che non è assolutamente simile o paragonabile a quella a cui siamo abituati. Ora vi voglio far vedere ancora una cosa.
Questo è quello che mantiene il pennello dentro. Come vedete, di roba ce n'è tanta, eh? Quindi tre passate abbondanti con un prelievo di sapone, sì, forse leggermente più. Sono stato più custodito, sono andato più pesante del solito, può essere, però. La sensazione dell'inizio, che questo fosse un pennello che crea difficoltà al montaggio, non è assolutamente vera. È probabilmente vero che il montaggio in viso diventa un po' più difficoltoso. Cioè, non è che non monta, ma ci dovete lavorare con una maggiore attenzione. Mentre nel montaggio in ciotola fa quello che devono fare i pennelli fan, questo è un fan, quindi fa quello che devono fare i pennelli fan e monta da Dio in ciotola. E ci siamo, considerazioni finali. È un buon pennello? Sì, sempre premettiamo se sarà questa la fibra scelta, le altre non le conosco. Lo preferirei in forma bulb? Probabilmente sì, dovrei provarlo, non lo so. È un pennello per tutti? No, non è un pennello per tutti, nel senso che è un pennello che dovete provare per una settimana almeno, che è il tempo che gli ho dedicato io, con sbarbate praticamente giornaliere. L'ultima è stata fatta giovedì sera, oggi è domenica, per fare l'ultima sbarbata con una quantità di barba maggiore. Ok, le altre sono state tutte giornaliere. Anche la scorrevolezza residua del sapone va bene. Allora, sto mettendo una crema, tanto non devo uscire, non devo andare da nessuna parte, è inutile mettermi profumi, cose strane, ma è bene dedicarmi alla cura della mia pelle, ok? Anche perché sta una sbarbata bella a fondo. Quindi dicevamo, è un pennello per tutti? Probabilmente no, però è un pennello che va provato, cioè nessuno vi può dire se è un pennello che vi piacerà o no. Vi dico qual è la mia impressione. La mia impressione è che questo pennello va a simulare la fibra del cavallo, ok? Solo che c'ha una resa, un'efficienza decisamente maggiore rispetto al cavallo, perché io personalmente il cavallo non lo so, cioè non mi piace.
È una sensazione sul viso carina, però non mi piace, non mi piace la resa, non mi piace come monta, non mi piace questa sensazione di pezzetta bagnata sul viso ogni volta. È un gusto personale, c'è gente che lo trova ottimo il cavallo, a me non piace. Questo ha lo stesso effetto memoria del cavallo, ma secondo me ha una resa decisamente maggiore e imparato a utilizzare, quindi nel mio caso, montaggio in ciotola e poi passaggio di quella che si è creata, della schiuma che si è creata, della panna che si è creata sul viso, va fatto premendo il pennello e aprendolo così. Lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere senza sapone. Non va fatto questo, perché in questo caso, vedete, scatta, va fatto questo. Va fatto questo. Questo è il massaggio che va fatto con questo pennello. Secondo me, utilizzato in questo modo, beh, il risultato cambia molto. Una cosa che non mi è piaciuta, e questo lo scriverò anche a Omo, ingloba tantissima acqua, ciò vuol dire che nonostante uno faccia così a fine sbarbata, eccetera, eccetera, domani il pennello sarà bagnato esattamente così. Ci mette 2 o 3 giorni ad asciugarsi. E questa cosa, secondo me, a me non piace perché potrebbe sviluppare muffe, potrebbe fare. Quindi diciamo che alla fine io normalmente che ho fatto? L'ho asciugato un pochino col phon, non bollente, però l'ho asciugato un pochino col phon. Per cui questo, secondo me, a mio avviso, è un piccolo difetto che ha questo tipo di nodo. Per il resto, ero molto perplesso all'inizio, adesso lo comprerei, sì, lo comprerei. Cioè, è un nodo da avere, secondo me, in collezione, perché dà delle sensazioni completamente diverse rispetto, non so, adesso qua c'ho il Roma. Qua c'ho il Roma. Il Roma c'ha un backbone, vedete l'effetto, cioè questo torna esattamente al suo posto anche quando è bagnato. L'ST2 non lo fa. Quindi, insomma, adesso prendete tutto quello che vi ho detto come una condivisione di un'esperienza. È evidente che usciranno gli ST2 nella fibra finale e quindi andranno riprovati. E probabilmente ne acquisterò uno per provarlo. E lo acquisterò in forma bulb, così mi provo entrambe le cose. Comunque, vanno riprovati gli ST2, però la mia esperienza è stata questa. Io spero che la mia esperienza, la mia condivisione vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica. E se volete supportare il canale, sostanzialmente offritemi un caffè qui sotto oppure abbonatevi al canale che ha il costo di un caffè al mese, ma a me aiuta tanto. Benissimo, ragazzi, io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!